È un aspetto migliore. Dici davvero? Concentrati, Song! Serve un medico! Credo di sì. Ora bisogna saltare sul treno. Va alla rampa di lancio. Alla torre di controllo, V. Faccio entrare il treno. Prendi posizione. Non si sa mai. Occhio! Merda, trappola! Non ci caschiamo! Non farti vedere! No! Era l'ultimo, via libera. Ti hanno colpito. Sto bene. Vado alla torre di controllo. Ho un treno da portare in stazione. E ora? Attivo il pannello di controllo. Chiamo il treno. Il treno avrà una sottorete di servizio. Ah, ma sarà vecchia di secoli. Non ti sto suggerendo di usarla, ma di bloccarla. Una manovra di aggiramento. Magari funziona. Metto un ice sullo scambio. Facciamolo. Buona fortuna, Song. Ah!
Siamo nella merda. Devo superare il Blackwall. Non c'è altro modo. Ponte neurale, forza! Sarò la tua cavalleria! Fa sempre comodo! Un delegato! Sei pronto? Non sarà una passeggiata! Ma vai! Facciamo! Lascia che ti aiuti. Appoggiati a me. Abbiamo un treno da prendere. Cazzo, che male. Posso immaginarlo, Somi. Ma hai spaccato. Ci hai salvato il culo. Mi... hai sentito? È il Blackwall. Non temere, Song. Ci sono io qui. Rampa, arriviamo. Finalmente. Sei ancora con me? Ce la fai? La Myers non molla mai, eh? La sua vita è basata su raggiungere obiettivi. È diventata una specie di macchina. Wow. La ammiri. Quell'andare avanti senza mai guardare indietro mi faceva incazzare. Adesso vorrei poter pensare soltanto al futuro. Ascolta il ronzio. Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più. Non addormentarti adesso. Reed, l'ho sognato di recente. Di nuovo. Sempre lo stesso incubo. Lo stesso maledetto treno. Lui che muore per colpa mia. Mi sa che Reed ha i tuoi stessi incubi. Me l'ha raccontato anche lui. Si è fidato di te per un po'. E poi lo abbiamo tradito. Beh, Johnny sarebbe molto diretto, anche brutale. Io dico solo che non c'è niente di peggio che tradire un amico. Mi dispiace, davvero. Ma non posso tornare indietro. Vorrei solo dimenticare. Credo che Reed ti abbia perdonato.
Song? Reed non è l'unico che ho tradito. Che vuoi dire, Song? La matrice neurale, si può usare solo una volta. Una volta? Cioè? È un'IA imprigionata oltre il Black Hole. Per esistere deve evolversi continuamente. La libererò e terminerò il processo. Poi eseguirà i miei comandi e finirà disintegrata per sempre. Ehi, aspetta. Ehi. Continuerai a combattere e a cercare, Ovvio. Sei più forte di me, più forte di chiunque io conosca. Cazzo, sei seria? Io penso. Penso che morirò presto. Il rimpianto. Non sono stata sincera con te. Mi dispiace. Potevi dirmi la verità. Ti avrei aiutato lo stesso. Song? Porca puttana. Qui ci vuole un applauso. Questo bell'uccellino l'ha fatta a tutti. Myers, Hansen, Reed, te. Non è la prima volta che qualcuno mi fotte. Ma penso di potermi rialzare. Ah, il tuo atteggiamento verso le avversità della vita è toccante, a volte. La tipa ti ha inculato a secco. Hai tutto il diritto di incazzarti e di volerle staccare la testa. Sta di fatto che ha tenuto duro fino alla fine. E questo merita rispetto. Fanculo. Quello che conta è che io e te torniamo al punto di partenza. Stesso problema. Ci serve un modo per salvarci. Potresti sempre chiamare Reed sull'Holo. Penso che mi ucciderebbe. Cazzo, Vi. Scendi dal piedistallo. Per lui vali zero. Mi interessa soltanto una persona. È bello passare da te a sparare cazzate, Vi. Ma direi che è ora di svegliarla. Ehi, Song. Ci siamo quasi. Forza, ti do una mano. Ci siamo quasi. Porca puttana. Non ti muovere. Ehi, ehi. La metto giù. Piano. Quindi, che vuoi fare? Cazzo, Reed! Sta morendo! Vedo due cadaveri ambulanti con istinti suicidi. È solo colpa tua se ci lascia le penne. Mentre tu e la Myers non avete colpa. Sulla Luna. La attende solo la morte, nient'altro. Vuoi salvarla? Allora lasciala a me. Sul tetto. La Myers ha ordinato di ammazzarla e tu non hai fiatato. Ci hai sentito? Ogni parola. La situazione è cambiata. Lascia Songbird a me. Posso aiutarla. Quella storia di 7 anni fa. Song ha eseguito gli ordini della Myers e non se l'è mai perdonato. Per te sarà lo stesso. Proverai rimorso per il resto della tua vita. Qui non si tratta più di Song. No, qui si tratta di scongiurare un'altra guerra. Porterò Songbird a Washington. Risponderà del suo tradimento. Deve farlo. Ti sei sempre nascosto dietro la bandiera degli USA. Arriverà il giorno in cui te la stenderanno sulla mare. Non puoi capire. Capisco molto più di quanto credi. Non lo fai per gli USA o per la Myers. Lo fai per te stesso. Se fallisci, non sei niente. Nessuno.
Cazzo, vi cresci. Ho accettato i miei fallimenti da tempo. Ho a cuore Somi e volevo aiutarla. Lei ha preso tutto quello che potevo dire in sua difesa e ci ha sputato sopra. E tu farai la stessa fine. Lasciala a me e mettiti in salvo. Non hai niente in mano. Nulla da offrire. Tu, la figlia, la Myers e i suoi NUSA men. A mani vuote. Songbird non ha mantenuto la sua promessa? Esiste una dose sola. Una sola possibilità di una cura. Song aveva deciso di tenerla per sé, ma mi ha tolto tutto. Capisco. Puoi darmi Songbird in cambio della dose. Mi servono la cura e dei bisturi che sappiano come usarla. Hai parlato di contatti in Europa. Privati. In Europa e anche a Langley. Gli specialisti degli NUSA sono i migliori. Recupereranno i dati e poi procederanno con l'operazione. Ci stai? Come faccio a sapere che i tuoi recupereranno la matrice neurale? Voglio garanzie. Lo ammetto, non sono un esperto in materia. Ma ricorda che Cynosure è una nostra tecnologia. Mettiamo che sopravvivo. Che succederà a Song? Cercheremo di fermare il deterioramento causato dal Blackwall. In tutti i modi. Ma Myers la vuole morta. L'ha già condannata. Non poteva lasciarla fuggire. Se la recuperiamo viva, gli NUSA saranno al sicuro. E Songbird sopravvivrà. No, Song. Non la lascerò. Troppo tardi. Cazzo! Non avevi altra scelta, Vic. Ma la tua amica raggiungerà Reed nell'aldilà se non ti dai una mossa. Andrà tutto bene. Un ultimo sforzo. Stai per partire per la luna, Somi. Ti lasci tutti alle spalle. Vediamo cosa abbiamo qui. Supporto vitale attivato. Diagnostica. Pressione, ossigeno, pompa di infusione. Anche a me a volte viene voglia di mollare tutto e andarmene via. Piano ora. Buona fortuna, Song, nonostante tutto. Portello chiuso e sigillato. Si torna più indietro. T-60 secondi. Accensione motore principale RS-25. Ci siamo. È la prima volta che lancio una navicella spaziale. Tu? Idem, Chum. Idem. T-50 secondi. Accensione motore a propellente solido. Accensione attiva. Qualunque cosa la attenda in orbita, spero che sarà felice. È libera. Ha fatto centro.
Lei ha avuto un po' di ciò che a me è mancato completamente. Fortuna. La fortuna non c'entra niente, Johnny. Tu e lei volevate cose diverse. Davvero? Allora dimmi, cos'è che io volevo così tanto? Gli applausi, le ovazioni. Hai fatto di tutto per compiacere il pubblico. Forse. Potevo fare di più. Comportarmi diversamente. Forse. O forse mi ero convinto che non ci fosse una via di scampo. E forse, dico forse, lei è rimasta risoluta fino alla fine. Mentre a me è mancato quell'ultimo fottuto briciolo di determinazione. Non lo so. Beh, almeno sei onesto con te stesso. Anche questa è una forma di libertà. Beh, e che altro direi? Non c'è limite all'immaginazione? Tutto è possibile? Goditi lo spettacolo e basta. T0, decollo. Ce l'ha fatta. È tutto quello che conta. Che facciamo? Ora diciamo addio ai tuoi sogni di una vita lunga e felice. Non è ancora finita per noi. Vediamo il lato positivo. Eravamo in mezzo a una guerra tra politici e spie e ne siamo usciti tutti interi. Ci siamo fatti anche dei nemici potenti, però. La Myers se lo ricorderà. Non lascerà correre. Ci puoi contare dopo che hai ammazzato il suo segugio più fedele. La sopravvaluti, Johnny. La Myers aveva già sacrificato Sol una volta. Lo ha incastrato. Almeno oggi è morto alle sue condizioni. Sì, alle sue condizioni. Non poteva sperare in un finale migliore. E lo stesso vale per noi. Molto meglio che vivere con la consapevolezza di aver calpestato i propri ideali. Ora devo concentrarmi su di me, sul mio destino. Dici bene. Fottere i piani degli NUSA, spedire una cyborg mezza morta in orbita. È anche così che si diventa leggende, ma il tempo stringe, bellezza. Stai morendo. Devi fare qualcosa al riguardo. In realtà sono felice che ti sia fatta sentire. Dovremmo fare due chiacchiere. D'accordissimo. Vieni al Moth, va bene? Certo, ci vediamo lì. Sanguinoso attacco terroristico perpetrato recentemente da un'organizzazione ignota, Night City International Entrance Owner. Le conseguenze del bagno di sangue continuano Parlava a susseguirsi. Che coincidenza, decine di vittime, principalmente membri del personale della Orbital Air, la paralisi del traffico aerospaziale e perdite per miliardi di euro-dollari. Questi sono i tristi effetti di un insensato atto di aggressione. Queste chiacchiere mi sono familiari. Discorsi di guerra. Abbiamo con stronzate. Noi Leslie Wawuda. Quella stronza della Myers sa come inasprire la situazione. Ci parla da Nairobi, Kenya, dove è riuscito a recarsi. Una cosa è certa. Se si arriva alle armi, la Militech farà a pezzi la Rasaka. I responsabili del recente attacco a quello che è chiaramente il fiore all'occhiello della sua corporazione. Sì, la Night Corp. Bisogna dirlo.
Per loro lo spazioporto di Night City è simbolo di un altro fallimento nella corsa allo spazio contro la Orbital Air, l'azienda leader nel settore della tecnologia orbitale. Non ero sicura che saresti Sono venuto. Sono pronti a distruggerci per invidia del Sono successe successo. Un sacco di cose. Questo attacco... Ho bisogno di un'anima affine con cui schiarirmi le idee. Allora sono fortunata. Anch'io sono felice di vederti, Alex, nonostante tutto. Eccoci qua, ad affrontare dilemmi complicati. Volevi parlarmi delle misere condizioni in cui versa il mondo? Gli NUSA fanno i bagagli e levano le tende. E anch'io ho fatto i miei. Ho un ultimo incarico. Eliminare te. Quindi? Hai intenzione di uccidermi? Proprio così. Hai qualche mese di vita, no? Mi accontento di aspettare. È una sfida interna. Ho già abbozzato qualche incidente, morte per cause naturali. L'agente dell'agenzia morirà di invidia quando posterò un... morte dopo una lunga malattia. Ecco, il mio pegno. Nel caso qualcuno dubiti della tua lealtà. Davvero non vuoi tenerlo? Prendilo e basta. Ma sono curiosa. Com'è andata con Reed? Che cosa sai? Che ne dici di bere qualcosa prima? Ai caduti, corpo, anima o entrambi. A Reed. Un uomo d'onore, un patriota, un compagno. Com'è successo, V? Com'è morto? Reed è stato ucciso dalla sua testardaggine. Non ha mollato nemmeno quando era certo di aver perso. Sol era testardo nella difesa delle sue idee. Pensi che sia morto per la Myers o per Somi? Ha servito la Myers fino all'ultimo, anche quando parlava di Somi. Reed in tutto e per tutto. Ti mancherà? Per me Sol è già morto da 7 anni. Devo solo ricordarmene e ritornare a quello stato mentale. È il cazzo di destino di un agente della FIA. Beh, a tutti gli idioti con dei principi. A chiunque abbia dei principi. Cosa farai in attesa che io tiri le cuoia? Me ne starò con le mani in mano, finalmente. Buona fortuna, Alex. Abbi cura di te. Anche tu. Ricorda, aspetta a me ucciderti. Non lasciare che qualcun altro mi batta sul tempo. Quindi? Monaco? Quasi. Decisamente un posto caldo e soleggiato. La ragazza ha carattere. Peccato che stia dalla parte sbagliata. Forza, è ora di cercare qualcun altro con cui fare amicizia, entrare in confidenza, per poi ammazzarlo.